Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Signore, per l'intercessione di Maria Santissima, di San Matteo e di tutti i santi, benedici questa caserma, e Figlio e Spirito Santo. Augusto. Era voluto che fosse la moglie di un nostro finanziere caduto in servizio, la vedova Dignani. Abbiamo detto con una punta di orgoglio che questo è un esempio positivo per la ricostruzione dell'Aquila. Noi restituiamo oggi un edificio che è importante ed è fruibile per la comunità aquilana. Auspichiamo che questo non sia un esempio da sprone anche per altri esempi positivi. È stata una vera e propria attività di ricostruzione e di risistemazione antisismica. Gli edifici avevano subito gravi danni, però siamo stati molto determinati, grazie anche all'aiuto del provveditorato alle opere pubbliche, e ho definito le meravigliose maestranze, perché hanno lavorato con grande, grande impegno. E grazie anche ai finanzieri che hanno subito gravi disagi, ma non hanno fatto pesare minimamente questa loro difficoltà. Generale, se la tragedia fosse accaduta di giorno, abbiamo visto molti danni che ci sono stati nella caserma, staremmo parlando forse di una tragedia? Credo che sia una notazione che vada bene un po' per tutta l'Aquila, certamente. Sicuramente se fosse accaduto di giorno, forse conteremmo più morti, sicuramente. Siamo felici però in questo momento di restituire questo edificio alla collettività, auspichiamo che questo sia anche un po' un esempio positivo per tutta la collettività aquilana.